Questo non è uno spettacolo, sono fatti, fatti che accadono lungo la strada. E su una strada si sa, si rischia sempre. Noi rischiamo qui, sulle tavole del palcoscenico, ma c'è chi rischia in un altro modo. Ecco, queste parole sono dedicate a chi rischia quotidianamente per salvare la vita di qualcun altro. E in questo momento c'è molto bisogno di rischiare. Che capolavoro che è l'uomo, questa quinta essenza di polvere. E che funesto baldacchino che è la terra, con la sua volta celeste, trapuntata di stelle, finte. Statale 106. Vado in metropolitana e cerco di sbirciare il giornale del vicino, che puntualmente lo copre. Forse perché ha paura che io colga qualcosa che gli è sfuggito, manifestando un evidente complesso di inferiorità. O semplicemente perché è affetto da sindrome di copiatura, un male endemico che colpisce circa il 90% degli italiani e le cui ragioni sono da rintracciarsi in un atavico e originario individualismo, per cui è tutto mio, anche il giornale, soprattutto il giornale, e soprattutto se non l'ho pagato. Quindi la mia visione è sghemba, obliqua, disorientata, il mio campo visivo limitato, il mio cannocchiale decisamente rovesciato. Percepisco, colgo, deduco e finalmente leggo. Eroe tragico, epifania, assoluta dislessia. Il mio inconscio vuole sapere, crede di sapere, di certo vuole il giornale. Scendo dalla metropolitana, cerco l'edicola, chiedo il giornale. E il giornale è finito, quel giornale è finito, tutti i giornali sono finiti. Perché quando accade qualcosa di straordinario in Italia, per quell'unico giorno, tutti leggono il giornale. Il giorno dopo ritorneranno tutti tranquillamente alla Gazzetta dello Sport. Poi, improvvisamente una musica, un violino, un violinista. Il giornale è steso accuratamente per terra e serve a raccogliere le monetine. Beh, sono imbarazzato, sono molto imbarazzato, perché penso che lui possa pensare, che io pensi, di volergli prendere le monetine. Ma lui è straniero e non è italiano e cerebrale come me, quindi mi porge con garbo educatamente al giornale e finalmente leggo. Non era eroe tragico, ma errore tragico. Errore è lasciare per terra i feriti che chiedono aiuto, perdono sangue, mentre un bravo ragazzo del New Jersey, della Florida o del North Carolina impasticato e dal grilletto facile attende ordini. Errore di sbarrare la strada a qualsiasi macchina o convoglio. Errore usare l'artiglieria pesante. Errore è il cartello, il checkpoint, con su scritto licenza di uccidere. Errore sono le regole di ingaggio che prevedono lo sparare a vista. È stato un errore per decine di macchine, centinaia di famiglie, migliaia di civili che per campare sono stati perforati da tragici errori. 10, 100, 1000 assurde fatalità che se ne metti tutti insieme fanno la madre degli errori, la guerra. E in guerra si sa, si può morire al posto di un altro. Ecco allora che il nostro errore diventa errore. Prese toglie ciò che ritiene anche suo a viso scoperto e vuole che si sappia in giro. Il brigante calabrese conosce il potere della comunicazione e sa che comunicazione vuol dire impunità.
Dante Calabrese anticipa il potere mediatico delle televisioni, rendendo complici tutti coloro che partecipano dei suoi crimini attraverso la sua notorietà. E chi sono i suoi complici? I suoi complici sono tutti coloro che partecipano al suo crimine attraverso il silenzio, l'omertà, la quiescenza, la paura, l'abitudine. Chi ruba lo dice in televisione, le televisioni sono le sue, quindi può farci quello che vuole, arroba tutto insieme a mozza, ogni giorno ci sfila un po' di coscienza, se la succhia e se ne infila nel tubo catodico. E non è calabrese dall'accento, a volte ha anche accenti nordici. Il brigante calabrese non è un delinquente senza retroterra, no, signori miei, ha sempre una famiglia alle spalle che vuole riscattare da una storia di angherie e privazioni. Egli è un figlio di calabresi che si rifiuta a un certo momento di chinare il capo, che sovverte l'equilibrio sociale di caste e che sia pure per qualche anno si nutre come un gran signore con cibi che ha sempre sognato. Voi siete di Torino e quindi non lo sapete, ma tutti questi nomi si riferiscono a una sola identità. A quel fanciullo seduto sullo zoccolo del focolare che sbocconcella un pezzo di pane, a cui il padre racconta che in città si vendono tante buonissime cose che possono comprare solo i ricchi signori. E tra queste il pane bianco, tenero come la ricotta, che i poveri possono assaporare solo sul punto di morte. Il brigante calabrese è quel fanciullo che, avendo rubato per fame qualche cappellata di frutta dall'orto del vicino, viene accarezzato dalla madre che, meridionale, complice e compiacente, lo chiama come se fosse un titolo di merito: brigante tu me. Il brigante calabrese è quello che impara a ubbidire per paura delle percosse degli adulti e dell'ira di Dio che lo getterebbe dopo morto nel fuoco dell'inferno per punizione. E quel fanciullo che è diventato adulto acquista la consapevolezza di essere forte, più forte del padrone, e questa consapevolezza arma la sua mano. Ed eccolo, brigante, menare la vita a randagia, e correre di bosco in bosco, di montagna in montagna, duro fucilare la spalla della terzetta stracentola, e sprezzante dei pericoli, e forte, e coraggioso, e fiero delle sue azioni, atrocemente offeso, se lo si definisce là. E allora, signori, e questo fanciullo, questo giovane, il vero colpevole, e questo colui che deve essere punito? O sono altri i veri briganti? I veri briganti sono quei delinquenti occulti, correi, che la legge ufficiale non può colpire, perché protetti dall'impunità, che assicura loro la celebrità. Ma questa è la legge del fuorilegge. Quindi, solo quando tutti saranno uguali, la legge sarà uguale per tutti. Però a Nicola non l'hanno ucciso i briganti. A Nicola l'ha ucciso il re. Il re con i suoi cavalli, il re con i suoi arcieri, il re con i suoi carri falcati, il re con i suoi soldati, il re con i suoi scudieri, il re con le sue forze speciali, il re con i suoi cavalieri piumati, il re con la sua guerra chirurgica, il re con le sue bombe intelligenti, il re con le sue truppe infallibili, il re con le sue armate imperiali, il re con gli M25, con le 765, con le 44 mani, il re con le P38, ma il re è tanto buono. E lo dice tutte le anni che è tanto buono. E dice che gli darà una medaglia e gliela punterà qui sul petto. Una medaglia, 10 medaglie, 100 medaglie, 1000 medaglie. E dice che nessuno si dimenticherà mai di lui. E dice che è morto da eroe,
e che era un grande guerriero e che non aveva bisogno nemmeno della spada per proteggersi, perché un solo colpo l'avrebbe ucciso. Da parte a parte l'avrebbe passato, nella regione occipitale, da qui a qui. Ma allora il re sapeva, il re ha parlato, il re l'ha ucciso. Forse sono stati i briganti per conto del re, perché Nicola, il cavaliere, l'eroe, voleva salvare una fanciulla che era stata rapita da uomini terribili, uomini di cui non sappiamo nulla, non sappiamo nemmeno se sono uomini. Sappiamo solo che appartengono a un'altra razza e adorano un altro dio. Sogno turchi, pirati, saraceni, miscredenti. E le loro scimitarre brillano al sole come le canne brunite dei loro kalashnikov. Sono uomini di cui non sappiamo nulla. Sappiamo solo che tagliano le teste dei nemici, li infilano sulle lance. Tagliano le teste perché vogliono procurare orrore. Tagliano le teste perché vogliono che nulla rimanga del nemico. Tagliano le teste perché il nemico è nella testa. Nemico io, nemico tu, nemici tutti. Il nemico è nella testa. Il nemico è quello che dice che è superiore. Il nemico è quello che dice che ci porta alla civiltà. Il nemico è quello che dice che è diverso da noi. Il nemico è quello che ci salva e ci libera tutti. E invece no, tutti prigionieri, prigionieri del re, che comanda i briganti, e si futtano a Nicola. Sì, Nicola, il cavaliere, l'eroe, che voleva salvare la fanciulla, e invece incontra i briganti. Beh, briganti, una volta, quando abitavano le grotte dalla parola araba, poi le grotte sono diventate baracche, le baracche sono diventate piccole case con giardini vista sul mare, gli appartamenti, cottage, loft, open space, palazzi, castelli e di nuovo case bianche, come una dependenza a forma di pentagono vicino. E in Europa di nuovo palazzi, però un pochino più grigi. E i briganti hanno cambiato nome, ora si chiamano mafiosi, abitano questi palazzi e sono diventati consiglieri e ministri del re. Ora basta pensare alla parola mafia per capire quanto questa parola non riguarda noi, ma cose passate. Ecco, infatti, secondo una lettera informativa della prefettura di Reggio Calabria, indirizzata al ministro dell'interno dell'epoca, come è definita la mafia calabrese. 30 giugno del 1874. La mafia, oggettivamente, si può definire il senso misterioso della paura, che l'uomo famoso, per delitti e per forza brutale, fa sentire ai deboli, ai pusillanimi e ai pietisti. Ora capisco perché tutti vogliono diventare famosi. Tu chiedi a un bambino: bambino, cosa vuoi fare da grande? L'astronauta, l'avvocato, il medico, l'ammiraglio, il calciatore? Tutti vogliono fare i calciatori. E il bambino risponde: no, voglio diventare famoso. Così come capisco perché tutti vogliono andare su un'isola. Io mi chiedevo: ma che mi piaceva da fare su un'isola? Vanno sull'isola perché vogliono diventare mafiosi. Mica fanno l'isola degli onesti, no? Onesto sono un pochino disfigato. Chi vuole diventare onesto, vuoi mettere onesto con mafioso. Capite? Mafioso famoso, stesso suffisso. È un codice segreto per parlare tra di loro. Qui grande fratello, risponde capo bastone, capo contabile, c'è posta per te. E qui, amici, ma amici di chi? Amici di Maria. E qua canuscia sta Maria, la canuscia. C'è un boss incognito, zitto. E chi l'ha visto? Ma tu non ti preoccupare, lascia passare, cosa non sai? Fatti gli affari tuoi. Io sono preoccupato, quello va porta a porta dicendo io canto. Non ti preoccupare, la mafia uccide solo d'estate. Quindi
mafioso famoso. Ecco perché tutti vogliono diventare famosi, perché vogliono diventare mafiosi. Certo, fanno addirittura dei concorsi, balliscono dei concorsi pubblici, e c'è una grandissima richiesta, eh? E se tu riesci a vincere, diventa addirittura re, ti regalano un trono, addirittura tronista. Quindi c'è una grandissima richiesta per diventare famosi, famosi, mafiosi. E sentite come prosegue la lettera della prefettura del 1874. Soggettivamente la celebrità che fa acquistare l'impudente coraggio a colui che con azioni delittuose, con la prontezza del braccio e della mente e delle relazioni personali è arrivato a imporsi tra coloro che lo conoscono di nome o di persona, in modo che può commettere sfacciatamente il delitto con la certezza dell'impunità. Quindi se uno è famoso gli fanno i processi e viene assolto, se famosissimi i processi non glieli fanno proprio. Se ce la raccontavano questa storia della democrazia, magari Rosareggio non faceva l'imperatore generale e magari arrivava anche sulla statale 106 e arrivava anche a Nicola, che non avrebbe fatto quello che ha fatto, non avrebbe creduto che re sono tutti buoni. Ma questa storia però è arrivata troppo tardi. È arrivata a un chilometro per tornare, a un chilometro per partire, a un chilometro per volare. E allora lui, Nicola, sulla statale 106, quella strada che corre tra gli olivi, taglia a metà la nostra anima e si tuffa verso il mare, non è mai tornato. Perché quella storia era stata già scritta. È descritta sul libro delle storie, dove se voi leggete per crederci, allora non dovete leggere. Ma se leggete per non crederci, allora sì, potete leggere. Ed è proprio qui, in questo libro delle storie, che la fanciulla parla per l'ultima volta con il suo cavaliere. Sto ancora nel buio. È stata quella di venerdì la giornata più drammatica della mia vita. Erano tanti giorni che ero stato sequestrato. Avevo parlato solo poco prima con i rapitori. Da giorni dicevano che mi avrebbero liberato. Ti accompagniamo noi! Non dare segnali della tua presenza, altrimenti gli americani possono intervenire. La macchina camminava sicura. Poi ci siamo fermati, sono scesi e io sono rimasta sola. E subito mi è arrivata una voce amica. Giuliana! Giuliana, sono Nicola. Non ti preoccupare, sei libera. Nicola parlava, parlava. Era incontenibile. Una valanga di frasi, di battute. Ho provato una consolazione fisica che non provavo da tempo. La macchina continuava la sua strada. Nicola era seduto al mio fianco. Mancava meno di un chilometro quando io ricordo solo fuoco. Una pioggia di fuoco si è abbattuta su di noi. Siamo italiani! Siamo italiani! Ha cominciato a gridare l'autista. Nicola si è buttato su di me. Ho sentito l'ultimo respiro di lui che mi moriva addosso. Devo aver provato un dolore fisico. E non so perché. La mia mente è andata subito alle parole che mi avevano detto i rapitori. Ci sono gli americani che non vogliono che tu torni. In quel momento, quelle parole avevano acquistato il sapore della più amara verità. Il resto io non lo posso raccontare. Grazie.
Giuseppe Argirò, interprete, regista, autore di questo monologo che oggi è stato rappresentato qui nella corte del Palazzo Municipale di Locri, dedicato alla Statale 106. In realtà questa Statale 106, diciamo, è il pretesto per raccontare altro. Ci vuole spiegare com'è nata? Sì, in realtà è il pretesto per far sì che la Statale 106 diventi un contenitore di storie. Quello che mi interessava era riannodare i fili con la mia biografia, perché i miei genitori sono calabresi, mio padre di Catanzaro, mia madre proprio di un paesino qui vicino, appunto, di San Sostene, io stesso a casa qui vicino. E dopo, racconto questo perché è una cosa personale, reale, dopo la morte dei miei genitori ho scritto questo testo, e l'occasione per scrivere questo testo è stata la morte di Nicola Callipari. Avevo già una data fissata in un teatro per un testo nuovo che era La Cometa, ma non avevo ancora scritto il testo. Il testo è nato in 20 giorni andando realmente in metropolitana, e quel giornale che io mostro è il giornale reale, perché un signore aveva questo giornale e io avevo letto Eroe Tragico. Io non sapevo da dove iniziare un testo, avevo dato solo il nome, Statale 106, e me l'ha dato invece il giornale, perché Eroe Tragico immediatamente mi ha messo in contatto con quella che è un po' la mia radice culturale della classicità, per cui Eroe Tragico, cioè tutto ciò che è legato alla Magna Grecia, alla grecità e quindi alla dimensione anche eroica. In questo caso ho scelto Nicola Callipari, che è una persona che ha sacrificato la sua vita appunto per Giuliana Sgrena, quindi un eroe antieroe che nasce a Reggio Calabria. Quindi a volte la Calabria che viene così vituperata invece è un luogo in cui nascono persone, come nel caso di Nicola, che è riuscito a essere non solo un grande servitore dello Stato, ma a sacrificare la vita appunto per salvare qualcun altro. Quindi la Statale 106 prende le mosse proprio dall'idea di raccontare la vicenda di Nicola Callipari, e da lì poi racconto tutta una serie di storie che hanno a che fare col malaffare, con l'andrangheta, con storie di abusi, che però hanno anche delle radici legate alla classicità, per cui la storia dell'Orestea, la storia di Ifigenia, che vengono inglobate in una dimensione reale, che è la dimensione di questa terra così arcana, arcaica, ancestrale, una terra che appunto va capita, va compresa e va colta anche nella sua espressione più profonda, no? Come diceva sia Alvaro che Pasolini e tutti i grandi scrittori che poi si sono interessati alla Calabria. Credo che la Calabria, a differenza di altre terre del sud, sia ancora una terra meravigliosa da scoprire anche proprio dal punto di vista etico-culturale, e quindi spero che anche testi come il mio diano una mano a farla conoscere nella sua appunto integrità, anche nel suo mistero, al di fuori della Calabria stessa e quindi sul territorio nazionale. Sì, un'ultima domanda. In questo periodo particolare che stiamo vivendo di emergenza sanitaria, quanto è stato difficile per il teatro ripartire? E anche qui le rispondo in maniera personale. È stato molto difficile, ma è stato molto difficile per me oggi fare lo spettacolo. La prima cosa che faccio da marzo, a me personalmente sono saltati due spettacoli, di cui uno deve ancora vedere la luce, si chiamerà Sangumeo, ed è proprio un altro spettacolo in calabrese, questa volta fatto in coppia con un'attrice che ci insieme a Cagnano, che racconta di un interno andranghetoso, per cui di un padre, di una madre, di una moglie, di un marito. Però a parte questo, è stato proprio difficile pensare di ripartire, perché non sapevi che reazioni potesse avere il pubblico, quanta affluenza ci potesse essere, se aveva un senso fare il teatro, perché in una condizione di così grande difficoltà il teatro devi anche capire se ha un valore di necessità, no? Per cui è stato oggettivamente molto difficile, ma difficile dal punto di vista proprio psicologico, credo, ripartire, e quindi creare una nuova urgenza e una nuova necessità al fare teatro, e credo che questo sia determinante. Però credo anche che il teatro debba ripartire da una consapevolezza, che proprio perché ha grandissime difficoltà anche nel farsi riconoscere come elemento di grande necessità all'interno del tessuto sociale, per far sì che questo accada deve fare rete. Nessuno può essere una monade, può essere singolo. Molto spesso il teatro ha sofferto del narcisismo degli artisti, no? Per cui è difficile che si crei una solidarietà. Credo che il teatro, per poter realmente resistere e recuperare un ruolo anche di necessità, debba assolutamente fare rete, quindi creare una sorta di solidarietà, perché è chiaro che non possiamo vivere senza il teatro, perché significa vivere senza avere la possibilità di ascoltare delle storie, anche delle storie come questa che avete ascoltato stasera. Grazie, complimenti. Grazie.